Salve a tutti, sto guardando la televisione nel mio divano perché non ho sonno, capito? Non ho sonno perché controllare quello che fanno le mie cognate, che per ora sono di scrittura, ho capito, per ora sono di letteratura, scrivono tante cose PS su Facebook, tante frecciatine che ci viene sempre la lingua e io aspetto. A loro che scrivono. Ieri sera una crapa ha scritto alle 4:25 perché sape che io duemo, ma io non duemo, io veglio, capito? Io veglio, hai le notifiche, capite? Quando scrivono i cusazzi inutili, scrivono una cosa, il telefono mi fa tic-tic, ho capito? Io ho la cuffietta e sento parlare pure se giù mi stai, pure se giù sono a sonno profondo, ho capito? Lo devono capire loro. Siccome stasera saccio che sono di battaglia, capito? Saccio che l'hanno ancora con mia e devono fare spregi per la Madonna perché si stanno riunendo, che sono cocchi 27, appena io sono assettati io chiamo la polizia e ci requita a controllare da casa perché io, de mia, non posso essere patrona che i miei figli che hanno un mare, una carrettata pure io che dice che dobbiamo essere 8, 9, 10, sapendo quanto su e io sono 20 rughe. A Madonna sotto sopra ci faccio io. A Madonna sotto sopra. O bello che chi da me se pure l'albero di Natale, se fece la fotografia con l'albero dice guardate quante palle ha l'albero, il mio albero. A tua casa palle non ha avuto mai nulla, capisci? Solo l'albero può avere i palle. Quindi ti puoi vantare, capisci? Che manco chi tu sono buono, manco chi di l'albero. Ma poi che schifo, che albero che fascista. A matura ti fai tutto sgommato, manco da fine. Neanche hai fantasia di fare l'albero che fai spregge a mia. O capisci? Non ne hai tu. Quindi fascista un albero sgommato, chino, con puntale stuoi. Che schifo, che e hai pure il coraggio di fare la fotografia e metterlo su Facebook. E l'avvocato a bella spicchia fece il presepio. Ho capito il presepio, che schifo, ma da così si fa, ma da così si fa. Fallo come me, artigianale, io lo faccio e poi vanno io a fotografia del mio presepio. Ho capito. E quindi sono da, signore, stavo guardando qua il Grande Fratello. Ho capito? Signore, in questo Grande Fratello se c'è qualcuno che schietta, non si può fare zitta. Ma per cacciarsi Garincia già vuoi dire, a voi che mascoli che c'è, a me mi piace quello con la barbetta per ora. Zalletta, Zalletta si chiama. È bello su picciotte, è troppo bello, è bello veramente. Ora capisco perché c'è il tune. Anziani si mettono qui i picciotti, ora lo capisco. Scusate, ma è così. Ecco, è venuto solo che ho una notifica. Aspetta. Io sveglia. E io pure. E già ci sta scrivendo alla vostra cognata. Io se... Ehi, gente, chi dorme? Punto interrogativo. Io no. Io non dormo. Qua sono. Qua sono. Aspetto a voi, capito? Attenzione perché se scrivete qualcosa su di me vi butta io e lo sapete che io non ho peli nella lingua. Kidda ci risponde. Anche io sono sveglia, tesoro. Tesoro, tesoro. Abbiamo visto tesoro che ci se venne a picchia non vi capito, capito? Perché sono tutte così, tesoro, tesoro. Poi quando viene l'estate si litigano perché chi già se ne va a mare con un'auto, chi già si ingelosisce. Io non ho più di questi problemi, capi? Ho comprato la tombola. Ehi, tu la tombola, tacca, tacca, ti fa sapere che la tombola tu posso fare io. Ti faccio a tombolare io, Pamarona, che ti viene tupoleare. Non ti preoccupare. Aspetta che ti faccio sentire. No, perché dobbiamo giocare a tombola? Meglio al mercante in fiera, che da al mercante, quanto piccolo mi fottero, esce con il suo mercante in fiera, quanto piccolo mi fottero, non c'è caro più, non c'è caro più.
Ok, un attimo solo che ho la torta nel forno. Un attimo solo, ah, tu intanto forno o hai un forno pronto? Un sottalame pronto? Hai su, ah, tu che torta nel forno? Io l'ho fatto ieri, il ciambellone. Scrivono da così, fanno sapere tutte cose alla gente. Che schifo, che schifo, ma dove è finita più quell'intimità di una volta? Che i panni sporchi si lavavano in famiglia, ma io manco i panni sporchi lavano in famiglia, perché se tu lei c'era dentro un contenitore di roba ingrassata ci arrivano tutti dietro. Per stare tutta aimata era così, soffesse poco. Aspetta, con il scio! Ancora nudo, mi pareva che era uscito zalletto. Forza, forza, voglio cose, non mi interessa questi discorsi, torta, questo, ho comprato la tombola. Amone! Dicetemi una parolaccia, amore, forza, parlo con le mie cognate, forza, frecciatine, che ho voglia di ridere questa sera, ho voglia di urlare. Ma che c'è? Arrivo, arrivo. Scusate che vado là dentro, che c'è Samara, che ha fatto la cacchina e io vado a controllare se giù. Aspetta che ora vengo, aspetta. Ogni volta che Aida va a Benetto dice che ci manca la carta igienica. La carta vetrata te cattare per te.